Buongiorno Pianassolo, grazie per l'ospitalità. Sono molto onorato di questa intervista. Beh sì, è un periodo molto difficile, ma non diciamo banalità, nessuno di noi lo aveva mai provato un periodo del genere. Beh, come la viviamo professionalmente? Abbiamo lavorato fino all'ultimo. Per fortuna abbiamo potuto consegnare due Steinway subito prima del lockdown, il che ci dà un attimo di respiro e soprattutto non abbiamo lasciato così in sospeso i clienti. E poi si è proseguito finché si è potuto con i restauri. Abbiamo vari Steinway e vari altri pianoforti in restauro in ditta in questo momento e finché abbiamo potuto recarci in laboratorio abbiamo proseguito il lavoro su quelli, per cui siamo andati avanti. Non solo, ma in ditta da noi c'è tanto lavoro, per cui si va per priorità normalmente, il che non sempre ci dà la possibilità di dare la giusta attenzione ad ogni pianoforte esposto. Abbiamo molti pianoforti nuovi, abbiamo anche molti pianoforti d'occasione e questo momento ci ha dato la possibilità di rivederceli tutti, andare avanti con i restauri da una parte, ma anche di riaccordare i pianoforti esposti, controllarli, vedere la regolazione, fare l'intonazione, eccetera, eccetera, perché siano al meglio possibile. La particolare disposizione della nostra bottega ci ha anche facilitato in questa cosa, perché abbiamo due laboratori separati, gli spazi sono abbastanza grandi, ma anche lo stesso negozio sono tante stanze una dopo l'altra, il che deriva, vabbè, è un edificio storico per cui era così da prima, ma ci ha aiutato da sempre questa disposizione, per quanto scomoda, perché non dà l'idea della grande quantità di pianoforti, ma l'essere suddivisi in più stanze ci ha dato da sempre la possibilità di limitare il disturbo acustico quando più accordatori stanno lavorando contemporaneamente. Abbiamo sempre una stanza vuota tra due accordatori che lavorano nella prima e nella terza o nella quinta, eccetera, eccetera, per non influenzarci a vicenda. Questi si sono rivelati spazi utili dal punto di vista del distanziamento necessario in questo periodo per la respirazione. Così abbiamo potuto andare avanti un po' di più col lavoro per essere pronti sui blocchi di partenza per quando riapriranno le gabbie e allora conquisteremo il mondo. Psicologicamente, vabbè, è un altro discorso. Per me, se vogliamo, da un certo punto di vista è stato anche semplice. Io con la mia parte del lavoro, sottolineo ovviamente che io posso fare il principino in giro per concerti e teatri lavorando solo su pianoforti fighissimi, perché a monte ci sono Beppe, Angela, eccetera, che gestiscono i lavori più vicini a Brescia. Loro del resto hanno una famiglia propriamente detta, per cui è più giusto che loro facciano i lavori più vicini e siano magari a casa per cena o per dormire. Questo dà la possibilità a me di muovermi più ad ampio raggio e quindi gioco forza. Io sono abituato ad essere da solo e il fatto di star da solo a casa, intanto mi sto godendo casa. Ho scoperto che casa mia è molto luminosa, cioè abito qui da 30 anni, non l'avevo mai vista di giorno. Poi sto apprezzando il fatto di dormire tutte le notti nel mio letto e di cenare a casa. Durante il giorno via, ho le mie moto, i miei lavori da fare, ho anche riposato. I primi giorni ho
dormito 16 ore al giorno perché avevo un po' di arretrato da recuperare. E ora via, sono tornato a ritmi più normali, ho ripreso ad accordare il mio pianoforte perché non mi ero reso conto che accordare pianoforti desse una dipendenza proprio fisica. Mi sono reso conto dopo un po' che avevo bisogno di accordare un pianoforte e non avevo mai accordato il mio pianoforte di casa. È così come dicono che nella migliore tradizione il calzolaio vada in giro con le scarpe bucate, io avevo il pianoforte scordato a casa, quindi me lo sono riaccordato, anche perché adesso non ho scuse, e qualche giorno dopo l'ho riaccordato di nuovo perché ne sentivo il bisogno e adesso lo riaccorderò un'altra volta ancora magari. E l'essere solo, beh, ci sono abituato, direi quasi che essere solo obbligatoriamente perché siamo chiusi a casa è quasi un alibi. Il casino sarà quando riapriranno il mondo, che continuerò ad essere una delle persone più sole al mondo, ma mi perderò col lavoro. Adesso c'è l'alibi di poter essere solo perché costretto. Tuttavia, parliamo di cose più allegre. È stata una bella idea quella del pianoforte all'ospedale civile, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea non è mia, io l'ho semplicemente appoggiata. Ho pochissime idee mie, però sto attento. L'idea è nata da una conversazione tra la signora Donatella Albini, che è un consigliere per il comune di Brescia, e la nostra commercialista Ornella Archetti, e a loro è venuta l'idea di portare un pianoforte all'ospedale civile, per cui mi hanno chiamato. Ovviamente io, è un'idea che ho sposato immediatamente, mi sono naturalmente confrontato con il resto della ditta e li ho trovati tutti pienamente concordi. Angela mi ha fatto la prima parte di preparazione del pianoforte perché già io ero a casa, l'ha rivisto come lucidatura e l'ha tirato su di corista, e io sono semplicemente andato a prenderlo. La parte più complessa dell'operazione è stata infilarmi i guanti perché nella fretta devo aver preso un paio di guanti dalla scatola di mia sorella, ma io ho una misura di zampe un attimino diversa, per cui infilarsi in quei guantini è stato un affare serio. Tuttavia ce l'abbiamo fatta e poi ho semplicemente riaccordato il pianoforte qualche giorno dopo la consegna, dopo che si era assestato nel nuovo ambiente, e lì mi sono reso conto che anche accordare con i guanti e la mascherina è un affare serio. Io non ci avevo mai provato, quindi ovviamente non sono abituato. Tuttavia pensate se occorresse usare il paraorecchie per protezione anziché la mascherina, lì sì sarebbe un vero casino. Comunque sì, è stata un'idea che mi è piaciuta molto, anche perché, signori miei, negli ospedali in questo periodo stanno veramente combattendo in trincea, lavorando 30 ore su 24, e molti medici, molti infermieri suonano. Per cui se la presenza di un pianoforte può nei rarissimi momenti liberi dar modo loro di suonare e di portarli per un attimo altrove con la testa e ricaricarsi, pensate che molti del personale dell'ospedale, che siano medici, che siano infermieri, che sia il resto del personale, addirittura credo non tornino a casa, soprattutto chi lavora in reparti più problematici, per non rischiare di portare a casa il contagio. Dunque devono proprio rimanere lì, ci vuole un angolo dove potersi distrarre e
è una cosa che mi è piaciuta molto. Del resto vedo lo stanno usando un pochino, magari porta un minimo di sollievo e di distrazione. Lo lasceremo lì per tutto il tempo che sarà necessario, per cui non abbiamo fissato un tempo, un mese, due mesi, speriamo breve, perché vorrà dire che l'emergenza si risolverà prima, ma ce lo dirà il mondo. Che lavoro è l'accordatore, avere a che fare con grandi artisti, forse non è solo fare l'accordatore. Beh, tenete presente che il lavoro che voi vedete sul palcoscenico è soltanto una parte del lavoro, il grosso lavoro inizia prima, quando bisogna preparare il pianoforte per il concerto o per l'incisione che sia, o per il concorso, o per quello che sarà l'evento del caso. E il pianoforte perfetto non esiste, la perfezione non esiste, certo, se anche esistesse non uscirebbe dalla mia borsa dei ferri. Però non esiste il pianoforte perfetto per ogni evento. Si cerca di mirare alla perfezione, ma è una perfezione di qui, oggi, con quest'artista, con questo programma e in questa acustica. Può anche essere necessario un pianoforte molto diverso da quello che era il pianoforte perfetto ieri, con un altro artista, un altro programma, magari un'altra acustica. Lo stesso artista può non essere uguale a se stesso tutti i giorni, proprio perché è un artista e perlomeno una parte di lui è umana, un'altra parte è qualcosa di sicuramente superiore che quelli come me possono soltanto intravedere. Però le stesse persone cambiano, per cui domani può servire una cosa diversa da quella che è servita oggi e da quella che è servita ieri. Più l'artista è grande, diciamo, più l'artista è famoso, più è costoso da tenere in giro. Quindi più l'artista è, diciamo, ritenuto importante, meno tempo abbiamo a disposizione per cucirgli addosso il pianoforte, per cui una grossa parte del lavoro deve essere fatta prima. Oggi è tutto più facile perché su YouTube si trova praticamente tutto. Era più complesso un tempo, quando mi andavo a comprare i CD di questo concerto o di quell'altro, cercando se c'era dell'artista in questione, ma non sempre si trovava, me lo seguivo poi con la partitura, che io tra l'altro leggo malissimo, per rendermi conto di dove ci sono i trilli, di cosa viene richiesto in questo concerto, ed essere sul palcoscenico nel momento in cui l'artista arriva con il pianoforte che già verosimilmente gli somigli. Oggi, appunto, grazie alla presenza di internet, questa parte del lavoro si è molto semplificata. Rimane tutta la parte che occorre fare sul posto, al momento, nel minor tempo possibile, il che presuppone non solo ascoltare le eventuali richieste del pianista. Perché dico eventuali? Perché tante volte tra di noi c'è anche una barriera linguistica. È vero, oggi tutti parlano l'inglese, per cui ci si capisce, però se l'artista è russo, mi parla in inglese che non è la sua lingua, io lo ascolto in inglese che non è la mia lingua e gli rispondo in inglese dicendo chissà quali strafalcioni, per cui c'è comunque un filtro creato dalla lingua, creato da tante cose tra accordatore e artista, per cui è necessario, questa è la mia visione naturalmente,
da me non saprete mai la verità, quella la si chiede ai filosofi. Da me avete la mia visione delle cose, che può anche essere sbagliatissima, sicuramente è soggettiva, però è necessario osservare molto bene l'artista per leggere la persona. Dobbiamo essere noi a porci le domande che poi gli sottoponiamo, naturalmente, che pensiamo lui vorrebbe porci. Quindi è necessario guardarlo, leggerlo, studiarlo, sentirlo suonare, guardarlo suonare e leggere dai suoi gesti quelle che possono essere le sue necessità. Perché tante volte ci sono cose, anche da italiano ad italiano, che l'artista non ti chiede perché non pensa di potertele chiedere, perché non pensa che sia possibile, non pensa che ce ne sia il tempo, o magari perché troppe volte si è sentito dire non si può, non c'è il tempo. Invece si può sempre, e il tempo c'è sempre. Se non c'è, ce lo inventiamo, e se non si può fare il lavoro per esteso, si fa un riassunto. Ma il pianoforte deve aderire all'artista come un guanto, perché hanno il lavoro più difficile del mondo e bisogna che l'attrezzo collabori, bisogna che gli somigli perché loro si possano esprimere al loro meglio possibile. Quindi è necessario leggerli e qualche volta prevenire le loro domande, e ci sono piccole cose che ci possono aiutare, per esempio nel caso dell'incisione, che si protrae normalmente per più giornate, l'artista lavora molte ore durante il giorno, è umano anche lui, perlomeno in parte, quindi si stanca anche lui, ogni giorno sarà più stanco del giorno precedente. A me piace agevolarli in questa cosa, partendo col pianoforte col peso standard, salvo diverse richieste del maestro naturalmente, ma ogni giorno il pianoforte sarà di un grammo più leggero, soltanto un grammo, perché a lui deve sembrare uguale, però lui sarà più stanco del giorno precedente, quindi il pianoforte sarà un grammo più leggero ogni giorno, in modo che fluidamente diventi tanto più leggero quanto più lui è stanco. Questo si fa anche nei concorsi, a ogni round tutti i pianisti che vanno avanti sono un grammo più stanchi, per cui a loro deve sembrare uguale il pianoforte, ma in effetti è infinitesimamente più leggero. Poi c'è un'altra parte molto più staccata dal lavoro di accordatore, ma solo apparentemente, che è quella di essere presenti. Accordatore in tedesco dice Stimmer. Stimmer è l'accordatore, ma è anche il perfettatore, quello che mette in accordo le cose, non solo il pianoforte. Quindi l'accordatore è quello che deve risolvere eventuali problemi che ci fossero. Quindi è importante essere presenti, essere visibili. Non ti devono cercare, perché già devono sapere dove sei. E il venirti a cercare può creare un problema di tempo, e di tempo da spandere non ne abbiamo. Quindi io quando arrivo mi presento a chi c'è sul palcoscenico, cerco di capire chi è il direttore di palco, qual è la squadra tecnica, a chi mi devo riferire, e faccio in modo che tutti capiscano bene che io sono l'accordatore e che a me si devono riferire per il pianoforte o per quel che serve inerente al pianoforte, o a volte anche meno inerente al pianoforte. Una volta mi è toccato riparare una celesta, e del resto quello serviva. Al teatro di Tbilisi ho riparato una porta, cioè non funzionava la porta e non c'era chi la poteva riparare.
le cose devono funzionare, lo spettacolo deve andare avanti. Per la stessa ragione, quando mi allontano, a volte anch'io ho bisogno di andare a bere un caffè o, se ce la faccio, a mangiare un panino, è importante informare sempre il maestro, il direttore di palco e chi deve lavorare con me, dicendo: attenzione, mi allontano 5 minuti, mi allontano 20 minuti, sono nell'arco di 300 metri, ho il telefono acceso e mi trovate, perché bisogna semplificare il lavoro di tutti e far sì che lo svolgimento del lavoro di tutte le persone che ci sono dietro ad un concerto sia il più fluido possibile e non sia una complicazione né relazionarsi con l'accordatore, né trovarlo, né sapere dov'è, né aspettare l'ora dell'accordatore. Anche per questa ragione gli orari dell'accordatore sono sempre un po' bislacchi, per esempio difficilmente si pranza all'ora di pranzo, perché all'ora di pranzo ci pranza l'artista, quindi il pianoforte è libero e allora si lavora sul pianoforte mentre l'artista riposa o mentre l'artista mangia, e si mangia e si riposa quando e se si può. Sì, ce l'ho un episodio buffo da raccontarvi. È stato quella volta che ho rischiato di farmi arrestare per ubriachezza. E c'è sempre di mezzo il maestro Bosso, è sempre lui quando io mi caccio nei casini. Beh, quel giorno non era affatto un concerto di Ezio Bosso. Ero a Belluno per un concerto dell'Orchestra Teatro Olimpico con il maestro Alexander Longwich come direttore concertante. Teatro di Belluno è bel teatro, piccolino, ma come spesso qui in Italia è un edificio storico, dunque l'accessibilità non sempre è pensata per fare entrare un pianoforte lungo 3 metri, pesante 5 quintali e 3,8 col pianoplan. Con una persona sola, andando lontano mi muovo tendenzialmente da solo perché è più agile e comunque più economico, il che impone di partire presto per avere il tempo necessario a far tutto, portare dentro il pianoforte, rivederlo prima che arrivi l'orchestra, perché l'orchestra poi non è silenziosa quando arriva, per cui si comincia molto presto per essere pronti quando l'orchestra arriva, poi ci sono le prove, eccetera, eccetera, insomma sono giornate lunghe. Per fortuna ad un certo punto c'è il concerto che ti ripaga di tutte le ore di lavoro e che anche l'accordatore si gode da dietro le quinte, di solito se è un teatro dove c'è lo spazio per essere alle spalle dell'artista, e sempre per essere lì dove tutti sappiano dove trovarti. Se è un auditorio dove di solito questi spazi non ci sono, lo senti comunque dalla sala. Beh, a un certo punto, poi per quello è stato un concerto realmente bellissimo, veramente bellissimo. Comunque, quando il concerto finisce, soprattutto quando c'è di mezzo l'orchestra, i tempi di nuovo si allungano. Beh, intanto bisogna aspettare che il pubblico defluisca, perché non è bello saltare addosso al pianoforte col pubblico ancora in sala. Quando il pubblico è uscito, il direttore di palco raccoglie le parti da LG, la squadra tecnica libera il palco perché io possa raggiungere il pianoforte, e si comincia a smontarlo, a impacchettarlo, a caricarlo sul pianoplan. Lì c'erano da piazzare le rampe per scavalcare la buca dell'orchestra col pianoforte. C'ho sempre una paura, ragazzi, che dovrei esserci abituato, ma sudo come un cavallo ogni volta che devo passare sulle rampe sospese, ma questa è un'altra storia. Alla fine si arriva col pianoforte caricato sul furgone, che è mezzanotte, l'una del mattino in quel caso, e Belluno
è anche distante dal casello dell'autostrada, c'è un po' di strada normale da fare prima. Io mi ero alzato alle 3 della mattina precedente, non sono mica di ferro neanche io, sono abituato. A un certo punto inizia a serpeggiare l'idea del sonno, che è una cosa che mi terrorizza, e per cui avevo in furgone un disco ancora sigillato. C'è questa bella tradizione che una delle prime copie uscite l'artista spesso la regala all'accordatore che ci ha lavorato. Io però evito di ascoltarlo la prima volta in furgone per rispetto nei confronti di chi ha lavorato tanto per darci questo disco. Lo ascolto da casa, dove non ho uno stereo da 1001 notte, ma quantomeno non ho un 3000 diesel acceso sotto. Lì mi stava venendo sonno, dico aspetta, che mi apro il disco e me lo ascolto, così mi fa compagnia e mi perdo un attimo via. Ora, nonostante siano molti anni che faccio questo lavoro, per fortuna mi emoziono ancora con la musica. Mi succede a volte ai concerti, lì sono dietro le quinte, c'è buio, non mi vede nessuno quando mi emoziono, ma quando mi commuovo. Lì ero da solo sul furgone, ma il primo ascolto di un disco così bello. C'era Bosso al pianoforte, c'era Relia Lukic al violoncello, che pure è un fratello. Il disco era stato registrato nel teatro di Gualtieri. E, insomma, l'emozione era molto forte. Beh, evidentemente mi sono commosso mentre arrivavo al casello dell'autostrada, dove all'una e mezza, due del mattino ci sono soltanto io e la stradale. Cioè, anche loro, qualcuno, Porelli, devono fermare, se no non gli passa più la notte. Ci sono soltanto io, per cui fermano me spessissimo per un controllo, ma almeno ci si fanno due parole. No, per cui mi fermano, paletta, patente e libretto. E un istante dopo, perché sta piangendo? No, sa, è la musica. E se le dà fastidio la musica, la spenga. C'è mica bisogno di piangere. Pensate a cosa si perde chi non vive il nostro mondo, chi non è appassionato di musica. E l'altro agente, molto gentilmente peraltro, bisogna anche capire il loro punto di vista da fuori. E non è tanto la musica quanto quello che ha bevuto questo signore prima di accendere la musica. Su, venga giù e soffi che vediamo. Dico, no, ho bevuto soltanto caffè, ero sul lavoro. Sì, caffè. Venga e soffi che vediamo se quanto era corretto il caffè. E così sono sceso, ho soffiato. Zero. Che ha bevuto? L'acqua salta? No, ve l'ho detto, ho bevuto solo caffè, ero sul lavoro. E allora ce lo vuole dire perché stava piangendo? Bisogna pur dirgli qualcosa di plausibile. Sì, guardi, mi ha mollato l'amorosa. E ce lo poteva dire subito, sta minchiata della musica. Almeno ci risparmiavamo di farla scendere a soffiare, no? Va bene, vada, ci dispiace. Sono stati molto carini, in realtà. Però, effettivamente, si sono persi una parte del nostro mondo. Questo è un domandone. Come preservare il vostro pianoforte? Beh, io non farei nulla o quasi, sinceramente. Lavorateci il meno possibile. No, lavorateci tanto come pianisti, quello sì, ma il pianoforte è fatto apposta, mica si rovina suonandolo. Però lavorarci come accordatori, se è la prima volta che lo fate, è una cosa che farei con grande cautela.
Ma non perché sia poi così difficile, nessun lavoro è difficile, basta saperlo fare. Ma con le orecchie di un musicista, accordare il pianoforte in realtà sarebbe anche un affare semplice, basta sapere come fare. È il lato pratico che è un pochino più difficile. Tenete presente che non è difficile per l'orecchio, soprattutto per il vostro, sapere dove va messa la nota. È più difficile per la mano mettere la nota lì dove l'orecchio la vorrebbe. È più difficile ancora, sempre per la mano, far restare la nota lì dove l'avete messa. Ed è molto importante che, mettendo lì la nota dove l'orecchio la vuole e facendocela restare, non roviniate né la caviglia né la corda. Per questo occorre una buona chiave per accordare. Molti musicisti posseggono una chiave per accordare. Troppe volte la chiave per accordare che hanno i musicisti è uno strumento un po' più economico di come ci vorrebbe. Tenete presente che una buona chiave per accordare è la base per fare una buona accordatura, ma una buona chiave per accordare è abbastanza costosa, non tanto perché il suo contenuto tecnologico sia un'astronave, quanto perché noi accordatori siamo abbastanza pochi. Un accordatore con quattro chiavi per accordare è a posto tutta la vita, per cui ne vengono fisicamente prodotte poche, quindi per ammortizzare la messa in produzione, le macchine, la lavorazione, eccetera, venendone prodotte poche, vengono a costare care. Quindi osservate attentamente la vostra chiave per accordare, se ne avete una, e verificate che prenda bene sulla caviglia, sulle caviglie del vostro pianoforte, senza avere particolare gioco. Osservate anche l'angolo di questa chiave. Una chiave per accordare professionale ha un angolo piuttosto chiuso, molto vicino ai 90 gradi. Le chiavi economiche troppo spesso hanno un angolo molto aperto, cioè molto oltre i 90 gradi, l'angolo che c'è tra la testa e il manico. La chiave che uso io è una Yan in carbonio, ha un angolo di soli 5 gradi, ma anche una chiave con un angolo da 10 gradi va bene. Una chiave con un angolo più aperto vi rende a lei complicate le cose, vi fa sembrare la cordatura più difficile di quello che è. Ora, Yan so che vende anche online, ma francamente non so se spedisca in questo periodo. Sicuramente da Renner Italia, la ditta Piatino di Torino, è più facile, però non sono certo che neanche loro spediscano in questo momento. Verificate il costo di una chiave, la possibilità di averla, e valutate se davvero vale la pena, perché un accordatore poi la usa tutti i giorni e ci campa. Se voi la usate una volta tanto, insomma, fate delle valutazioni. Detto questo, se avete la chiave, se ritenete che la chiave sia adatta e lavori bene sul vostro pianoforte, considerate che l'accordatura essenzialmente si risolve per confronto. I valori assoluti non sono così importanti, per cui anche se l'accordatore che molti di voi hanno sul telefonino, sull'iPad, eccetera, vi dicesse che il corista non è esattamente quello giusto, non è esattamente quello che volete, pensate molto bene prima di alzare o abbassare il corista, perché questo presuppone alzare e abbassare l'intero pianoforte. Non vorrei proprio che qualcuno muovesse l'accordatura in maniera poi complicata da rimettere a posto al momento e restate poi per giorni o magari settimane col pianoforte non più usabile prima che riesca a venirvi a trovare il vostro accordatore. Per cui fate un passo per volta e considerate che
in fondo è solo importante che ogni nota vada d'accordo con tutte le altre, prima ancora che ogni nota vada d'accordo con se stessa. Per cui se volete provare, provate con un unisono, capite, spostando gli stoppini, quale delle tre corde che compongono il coro di una nota è fuori accordatura, e avvicinate quella corda alle altre due per sovrapposizione di suoni, per sovrapposizione di battimenti. Li sentite wow 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 wow, tirate o mollate piano e poco, con movimenti molto piccoli, finché il battimento wow wow si spegne, e allora l'avete accordata. Se riuscite agevolmente ad aggiustare gli unisoni, potete ascoltare il pianoforte semplicemente per ottave, tanto con le vostre orecchie le ottave le fate giuste, e se un'ottava non fosse giusta, chiudete due delle tre corde e provate, magari sulla corda centrale, ad aggiustare l'ottava sempre per sovrapposizione di suoni, finché il battimento tra le due note scompare. Quando avete raggiunto un buon risultato, ascoltate quella nota anche per quinta e per quarta, che sono gli intervalli più semplici da sentire inizialmente. Se funziona con tutte le note che ha vicino, allora replicate quella nota, quella corda, sulle altre due, sempre una per volta. Avrete sempre una corda che è il vostro campione e l'altra che lei dovrà sovrapporre come suono fino alla scomparsa del battimento. Fatta una, la chiudete e riaprite la terza e fate lo stesso lavoro. Provateci con cautela. Non fatemi odiare dal vostro accordatore per avervi suggerito di provarci. Ci vediamo alla prossima, magari di persona. Grazie ancora. A presto!